Decine di milioni di euro in cassa inutilizzati, progetti pronti che prendono la polvere, lavori spesso avviati e poi bloccati, aziende che senza il pagamento dello Stato avanzamento lavori falliscono assieme a fornitori e subappaltatori. È la drammatica situazione che vive la ricostruzione post-sismica degli edifici pubblici vincolati dell'Aquila e del cratere sismico. Parliamo di cantieri del calibro del teatro comunale, del castello cinquecentesco, di tante importanti chiese e palazzi storici, i cui fondi e l'iter sono gestiti dalla sovrintendenza speciale per il cratere, che però dopo la riforma del ministro Dario Franceschini non riesce a riorganizzarsi per far ripartire gli ingranaggi della burocrazia. Da qui l'ennesimo disperato ultimatum del sindaco Massimo Cialente. Tutto ciò che la ricostruzione è affidata al MIBACT, alla vecchia direzione regionale, quello che era partito Magani, è completamente paralizzato. Io a questo punto ho coinvolto il Ministero, ho chiesto che massimo entro la fine del mese si risolva definitivamente questa situazione. C'è una burocrazia complessa, si tratta di sedere intorno a un tavolo, secondo me, essendo due pari grado queste persone. Io mi sono raccomandato al direttore generale del Ministero di chiamarli. Ieri mattina il problema è stato affrontato anche da Franceschini, si chiamano e si dice tu fai questo, tu fai quello, si consegnano i faldoni, questa è la Vittorini, questo è il segretariato e si comincia a lavorare, perché è una cosa insopportabile.